Su questo tema. Allora, nella notizia che stiamo per darvi, il reddito di cittadinanza non c'entra, c'entra l'economia e il lavoro, sta scoppiando una bufera su Borsa Italiana, che lo sappiamo da meno di un anno è guidata da un gruppo franco-olandese, bene, anzi male, perché ci sono 200 dipendenti che rischiano di essere licenziati. A pochi mesi dal passaggio di mano che ha visto prendere il controllo di Borsa Italiana da parte del consorzio finanziario Euronext, è già bufera a Piazza Affari. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano MF Milano Finanza, il nuovo corso a guida francese porterebbe con sé corposi tagli al personale. Si parla di 200 esuberi su 700 dipendenti che fanno base a Milano, numeri che potrebbero fare la loro comparsa ufficiale nel piano industriale che i vertici del gruppo stanno mettendo a punto in queste settimane. Da Euronext con una nota è arrivata la smentita. Siamo impegnati a far crescere l'attività italiana, si legge. Nessun successo è possibile in Europa senza l'Italia. Ma l'allarme ormai era scattato. Euronext, che già da tempo controlla buona parte dei listini continentali, da Parigi ad Amsterdam fino a Bruxelles, Lisbona e Dublino, è finita nel mirino di politica e sindacati. Giorgia Meloni se l'è presa con il precedente governo Conte. Borsa Italiana, l'attacco della leader di Fratelli d'Italia, è una società strategica per interesse nazionale. Averne ceduto il controllo ai francesi è stato un errore madornale. La Lega con Giulio Centemero ha annunciato un'interrogazione al ministro del Tesoro Franco. È scesa in campo anche la FABI, la Federazione dei lavoratori del settore bancario e finanziario. Non permetteremo tagli al personale, siamo pronti a tutto, ma a rischiare il posto non ci sono soltanto impiegati e dirigenti. Si starebbe ragionando anche su un cambio al vertice di Piazza Affari, da oltre 10 anni guidata da Raffaele Ierusalmi. Piero, siamo un po' alle solite, come